Partirà sabato 29 giugno dalle ore 16 in Piazza Municipio l'edizione 2024 del Napoli Pride. La sfilata arcobaleno organizzata da Coordinamento Campania Rainbow, Vantino Arcigay Napoli, Alfile Maree, Associazione Trans Napoli e Pride Vesuvio Rainbow è realizzata in collaborazione con il Comune e tornerà ad attraversare dopo diversi anni via Toledo per arrivare fino a Piazza Dante, dove sono previsti interventi politici e momenti di spettacolo. L'amministrazione comunale ha fortemente voluto coorganizzare ancora una volta come da 2013 il Pride, che è l'unico Pride in Europa a non essersi fermato neanche durante la pandemia, mentre ad esempio la regione Lombardia nega il patrocinio al Milano Pride, che è in contemporanea con il Napoli Pride, tutte le istituzioni territoriali, tutte le istituzioni democratiche territoriali sono accanto al Napoli Pride. Da Napoli ricostruiamo un'alternativa al paese, per il paese, un'alternativa che inizieremo a costruire anche con i fatti. L'edizione di quest'anno, che ha come slogan "Fa pace con i diritti e vedrà madrina Malika Ayan", si conclude sabato prossimo dopo una settimana di iniziative ed eventi organizzati presso il villaggio dei diritti Pride Park, allestito al Reale Albergo dei Poveri. Napoli ancora oggi rappresenta veramente un baluardo. Io credo che sia importantissima questa manifestazione. Se pensate anche al programma di questa manifestazione, vi renderete conto come in questi giorni di Pride Park, che poi culmineranno nel corteo, si toccano quelli che sono i temi più fondamentali relativi ai diritti civili e alla tutela degli stessi, che evidentemente è da tempo che è stata abbandonata e sicuramente non rappresenta più il fulcro di quelli che sono i pensieri della politica in generale. Quindi io invito chiunque a venire in questi giorni qui al Pride Park e a partecipare al corteo, che per quanto mi riguarda è stato il momento qualche anno fa, quando ho cominciato, era davvero più importante, più fondamentale anche per smuovere le coscienze. Convegni, dibattiti, mostre si terranno fino a venerdì pomeriggio, quando è previsto un confronto che vedrà protagonisti Elly Schlein e Giuseppe Conte insieme al sindaco Gaetano Manfredi e al comitato Napoli Pride. C'è stato un programma articolato che dura più di una settimana, con tanti dibattiti, tanti momenti di confronto ma anche di socialità. Io credo che sia il modo migliore per affrontare il tema dei diritti, che deve essere alimentato anche dalla consapevolezza, da un dibattito, da una partecipazione della nostra città. Napoli è stata sempre una città estremamente inclusiva, quindi che deve essere punto di riferimento anche per il dibattito su dei temi che sono importanti per le nostre comunità.